Una mostra di immagini e cimeli storici sulle tre esposizioni universali che si tennero a Torino tra 8 e 900, prima della memorabile edizione del 1961, per il centenario dell'Unità d'Italia. Ha aperto al pubblico, nella Biblioteca della Regione, Torino Internazionale, le grandi Expo universali tra 8 e 900. Ideata dal Centro Studi Piemontesi, la mostra rimane esposta fino al prossimo 25 settembre. Presidente, per quale motivo avete allestito questa mostra? Allora, intanto per la collaborazione e la richiesta del Consiglio regionale che fa cose splendide in questa biblioteca e poi perché siamo attrezzati come macchina capace di produrre mostre e avendo molti soci appassionati di cultura ed economia piemontese abbiamo anche molto materiale. È stato molto semplice e molto gradito. Il Centro Studi Piemontese ha radunato una serie di amici e di soci e ognuno ha dato qualcosa. Ovviamente il materiale potrebbe essere molto di più e qualcosa che è rimasto per oggetti, per libri, fotografie, cartoline, addirittura biglietti d'ingresso. Insomma, è una festa per guardare Torino come è stata e noi vorremmo con le conferenze che poi si faranno avere anche lo spunto per pensare alla Torino che verrà.